Complessivamente, perché poi da braccare. Ci dà una mano, ci sta dando una mano sull'immigrazione, no, ci sta dando una mano sul Made in Italy, no, ci sta dando una mano sull'agricoltura, no, togliendo i dazi doganali su un casino di prodotti alimentari che stanno arrivando da tutto il mondo e non vengono tutelati i produttori italiani. Questa è l'Europa, questa no, è l'Europa, questa ci ha tutelato, l'Europa ci sta tutelando, questa è la vostra no, Europa, per fare questa è l'Europa che piace a voi. No, noi avevamo chiesto un'Europa diversa nel non momento in cui si era entrata in Europa, un'Europa che partisse dall'Unione dei Popoli Europei, invece si è preferito iniziare, partire da una moneta unica che ci ha ammazzati tutti e adesso ci si sveglia e si dice no vabbè ma ripartiamo da un'Europa nuova. Ma che Europa volete? Prima diteci che Europa volete. Noi questa Europa non la vogliamo ed è per questo che noi stiamo chiedendo agli italiani: volete rimanere in Europa o no? Volete rimanere in questa Europa? Però bisogna spiegare bene che cosa succede se si esce dall'euro, insomma non è una cosa indolore. Bisogna spiegare bene agli italiani cosa succede se si esce dall'euro. Perché e poi esattamente non lo sa nessuno. Esatto, quindi, esattamente non lo sa nessuno. Si fa un referendum su una cosa che si sa, una cosa che non si sa. La cosa che voglio chiedere agli italiani è: da quando c'è l'euro siete più ricchi, siete più stabili, siete più felici? Io faccio questa domanda ed è la domanda che hanno chiesto anche i greci.